iniziano a conquistare la loro parte di campo. Sarragente mettono in riga i propri uomini. Qualche secondo per riprendere fiato e di nuovo le truppe si inginocchiano. Un nuovo segnale, stanno per piovere di nuovo le frecce. Ancora una volta si combatterà nel buio di una tempesta di frecce. Si infrangono inutilmente sugli scudi della compagnia mantovana e ancora una volta i ranghi si serrano pronti a un nuovo terribile scontro e avanzano, si portano in linea, si stringono uni agli altri perché la forza di ogni soldato è nel soldato che gli sta a fianco. Dobbiamo portare la falconiera perché carino. E ancora l'urto terribile degli scudi contro gli scudi, ancora uomo contro uomo. Tempesta di freccia.
ancora le frecce. Sempre più precise, gli arcieri prendono la misura man mano che scoccano i loro mortali dardi. Occhi che si guardano in cammino, cuori che si sfidano, le lance si allineano. Sta per scatenarsi ancora una volta l'inferno dello scontro. Partono gli spottò da una parte e dall'altra, gli uomini si sfidano, ma è una guerra psicologica. Quelli là dalla finestra, la posizione migliore è quella di quelli là seduti sul muretto. Siamo nell'occhio del ciclone, siamo al momento più quiete prima della tempesta. Pochi mortali passi dividono un esercito dall'altro. Quanti metri separano dallo scontro mortale? Ed è lo scontro. Sopravvivere alla battaglia da una parte e dall'altra. Un manipolo di uomini che si oppongono gli uni agli altri con coraggio estremo fino all'estremo sacrificio. Era la Croce Rossa, la più brava. I luoghi sopravvissuti si arroccano intorno al proprio capitano. Estrema difesa del loro signore, poiché sanno che una volta che fosse caduto il loro capitano, la guerra sarebbe persa. Yeah.
pochi averi che gli sono rimasti. Chi può cerca di aiutare, chi non può cerca di depredare. E la battaglia in furia, questo potrebbe essere l'ultimo assalto, quello decisivo, quello che pone fine ad ogni ostilità, perché troppo pochi sono rimasti i difensori, poche le speranze. Bisognerebbe arrivare allo scontro tra i capitani perché una squadra di pochi uomini possa sopravvivere a un assalto così fragoroso. Ed ecco, un comandante preso in ostaggio. Trascinato fuori dalla battaglia con un'arma puntata. Combatte ancora ma non si arrende, ma è sconfitto, è al suolo, la battaglia è vinta! Tanti, troppi. Ancora si combatte, non ci si vuole arrendere nemmeno l'evidenza. 1-0. E anche l'estremo difensore del suo signore cade, sconfitto, ucciso. Ed ora, anche nel momento del trionfo, non dimentichiamoci dei caduti. Si alzino tutti i caduti e si riuniscano alle file dei propri amici. Da voi ringraziati e di essere stati insieme a voi. Si schierino e saluto. Neanche un tentativo. Confusione. E lo sfruttava le capacità di aver preso. E dove le metti poi i video su YouTube? Sì. Sì.
italiano. Quanto cuceva qui? Non sai, ma sai se la metti sulla griglia? Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato. Con questo va bene. Lì, lì in mezzo, lì, vada a fare con quello, tanto che non ti vedo. Un ringraziamento al gruppo dei Peditos Gaudientes. Draco Audax, i difensori della Rocca, i Barbieri Maledetti, Media Etas, Mansio Templi Parmensis, Società dei Vai, Callis Maior, Compagnia della Mandragola, Nuova Vis Ferri, Scaligere, Res Gester, Contrada di San Luca, Torlonga, Arcieri di Mastino, Scaligeri.com, Orso Nero, Mercenari d'Aguilar, Vergine di Ferro, Cavalieri di Torzara, e sperando di non aver dimenticato nessuno, perché quest'anni sono veramente tanti partecipanti, mi resta quanti di spade visto? Contea di Gorizia, vedete quanta gente ha collaborato, non ci stanno tutti su una pagina. Non mi resta che ringraziare la compagnia che ha organizzato questo evento, la Compagnia della Rosa di Mantova, che vi aspetta di nuovo anche l'anno prossimo in questo luogo per una nuova grande battaglia. Signori, carica!
Simicolano Gonzaga, ancora gli accampamenti, è il mercato medievale per tutto il pubblico. Mi hanno sequestrato.